Più di 1200 persone assistettero agli spettacoli che riuscivo a realizzare all'interno del chiostro, in condizioni diciamo non particolarmente felici, ma molto suggestive, non felici dal punto di vista, diciamo, del contesto. Immobile che è stato di evidente degrado, per il quale abbiamo un progetto importante di recupero. Abbiamo voluto farlo qui perché questo luogo rappresenta il passato, il presente e il futuro della fondazione. Per cui, nell'anno in cui celebriamo i 30 anni di vita della fondazione che si utilizzavano, volevamo appunto in questo luogo concentrare una serie di eventi che parlassero di quello che è stato fatto e di quello che verrà realizzato. E allora ci siamo fatti aiutare innanzitutto da soggetti che in questi anni hanno collaborato con la Fondazione realizzando spettacoli di vario genere, spettacoli teatrali, concerti, musica, arte, che hanno proposto insieme a noi un programma che poi Robert lì sintetizzerà in breve. Ma abbiamo poi voluto anche coinvolgere i giovani che saranno i protagonisti di questo luogo futuro, che questo luogo diventerà uno studentato, una studenza universitaria, e un luogo di accoglienza per ragazzi e giovani più fragili. Quindi insieme ai giovani, poi vedrete che tipo di coinvolgimento abbiamo chiesto loro, daremo un segnale anche di quello che sarà il luogo del prossimo. Fuori serie in questo contesto cosa propone? L'associazione Fuori Serie insieme all'associazione di Blu e Lapsus di Sinigallia propone una mostra collettiva con una trentina di opere ed è una mostra che anticipa, diciamo, questo grande evento che ci sarà a Piacenza nelle date del 30 settembre 1-2 ottobre, che si chiama Festival di Outsider Art e Arte Irregolare, e la settima edizione quest'anno ce l'abbiamo a Piacenza. Quindi ringrazio la Fondazione che ha sostenuto e ha creduto in questo progetto. Arte irregolare, ci anticipi qualcosa rispetto a quello che si vedrà? Sì, è quella corrente artistica che nasce dall'Art Brut con Dubuffet e diciamo che sono opere di artisti in tutti i sensi, marginali, che stanno comunque su una sottile linea di confine. Per quanto riguarda la particolarità delle opere, sono opere di una grande sensibilità, di una grande capacità estetica che attualmente comunque sono riconosciute già come una corrente artistica a tutti gli effetti.